Avvicinare i più giovani alla cultura e all'amore per il mare, in particolare allo sport della vela, comprendendo che non esistono limiti e barriere. Questo è stato il Vela Day, organizzato al porto di Tropea dalla Federazione Italiana Vela, alla quale si è affiancata anche l'associazione Nemo di Cosenza, da sempre attiva nel favorire il coinvolgimento dei ragazzi diversamente abili in iniziative sociali. I ragazzi hanno potuto assistere ad una lezione teorica di vela e poi prendere contatto diretto con piccole imbarcazioni per vivere l'emozione di poter stare su una barca, il tutto organizzato attraverso istruttori qualificati e la presenza di numerosi circoli che garantisce l'opportunità a numerosi giovani di appassionarsi alla pratica dello sport velico. Rimane per tutti, grandi e piccoli, il ricordo di un'esperienza di confronto e di arricchimento, soprattutto umano. Il mare aggrega e rende tutti uguali. Assolutamente sì, il mare è vita, il mare è gioia, il mare è libertà. La vela poi non ne parliamo, è qualcosa di indescrivibile, bisogna provarlo per credere, poi cercare di coinvolgere i ragazzi è ancora più bello. Com'è stata questa esperienza? Perché sono stati 2 giorni di impegno. È stata bella perché abbiamo fatto un risultato, come dire, abbiamo avuto una bella risposta da parte dei ragazzi, delle scuole, di tutti quelli che abbiamo invitato, ma anche gente che è passata e quindi è venuta qui, ma è impegnativa perché bisogna prepararsi e l'accoglienza non è semplice, bisogna, se uno promette deve pure mantenere. Noi abbiamo cercato di mantenere nonostante la pioggia, ieri mattina sotto la pioggia, i ragazzini sotto la pioggia, stamattina sotto la pioggia. Per fortuna che il tempo ci ha aiutato e quindi riusciamo a finire il nostro programma come era previsto. Questo è l'inizio di un percorso? Assolutamente sì, è un inizio di un percorso che la Federvela naturalmente oggi in tutta Italia, in tutti i circoli d'Italia che si sono accreditati faranno questo tipo di percorso, l'iniziazione alla vela. Si inizia da bambini, si inizia poi più grande, si progredisce, si aumentano le barche, diventano sempre più grandi, cioè si coltivano i ragazzi soprattutto, si coltivano nel mondo della vela, nel mondo dello sport, della vela e della cultura marinara, che noi qui è un po' latitante, come dire. E in questo caso non ci sono limiti, è aperto a tutti? Assolutamente sì, da 6 anni in poi è aperto a tutti, fino ai 99 anni. L'importante è che siano qui con noi, che li facciamo divertire, perché effettivamente noi abbiamo fatto altre esperienze con i ragazzi, adulti e gente di ogni genere che sono venuti a trovarci e quando sono scese dalle barche non immagini la gioia e dice quando ci ritorniamo? Perché è stata veramente, veramente una grande gioia.